Per Torino-Palermo finale di interpreti a sorpresa, un minuto al 90esimo, 0-0 che sembra scritto e sembra l'ultimo traversone anche quello del giovane Ogbonna. Respinge il Palermo, all'appuntamento c'è Jürgen Soimel. Gol da 3 punti, da piena boccata di ossigeno per i Granata, stadio olimpico in delirio, gol che fa conoscere al nostro campionato il 24enne centrocampista austriaco. Comunque dopo una partita dove c'è stato sempre più Toro che Palermo, sin dai primi minuti, fonti di gioco bloccate, Simplicio un po' in ombra, neanche la traversa colpita da Miccoli al 16esimo dà la scossa a quelli di Ballardini. Nel Toro spinge Diana sull'esterno, raccoglie applausi Zemaili, lo svizzero e la Speranza, la carta nuova giocata da De Biasi già da un po'. Lui ringrazia per la rinnovata fiducia e mette più volte in apprensione Fontana. In apertura di ripresa è ancora dello svizzero la conclusione che finisce sul palo e che Amoruso trasforma in gol, annullato da Rizzoli. Per quelli del Toro, altra pagina di moviola e di centimetri. Si rivede intanto il Palermo, ancora con Miccoli, nel secondo tempo c'è anche Rosina, discesa e conclusione che sembra consegnare Fontana al voto di migliore in campo. Poi gli ultimi minuti, Rizzoli manda fuori Nocerino, proteste siciliane anche nel dopogara. Infine Soimel dà al Toro la seconda vittoria interna consecutiva.